Grazie consigliere Barbieri, la parola al consigliere Ricci. Io volevo chiedere al sindaco e anche al presidente del consiglio, essendo scaduti i termini per l'approvazione del rendiconto il 30 aprile, presidente, forse sbaglio, nel senso, essendo un atto di conferenza del consiglio, che ancora io devo tutto passo sulla bilancia al sindaco. La norma fissa i termini di lavorazione del rendiconto al 30 aprile. Siamo a metà giugno, non c'è traccia del rendiconto. E interrogo il sindaco e l'assessore per sapere i motivi che ostano a approvare questo rendiconto. Invito invece, se non è possibile, il presidente del consiglio a convocare un'altra conferenza di rendiconto e a porre all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, che mi sembra tema urgente, termine di saldo di notte. Grazie Presidente, se sono impreciso le cose così parlo la prossima volta. Grazie, grazie consigliere Ricci, per quello che riguarda il ruolo della Presidenza, e dico che il rendiconto della gestione del 2009 è al punto 8 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che è stato convocato per la sua prima seduta il 24 di maggio. E quindi il ruolo che aspetta la Presidenza del Consiglio è stato compiuto. Il Presidente del Consiglio ha questo compito, non può certo costringere il Consiglio Comunale ad adottare delle deliberazioni, perché ovviamente è nella sua competenza il poterlo fare. L'importante è metterlo nelle condizioni di poterlo fare. Il Presidente lo ha fatto. Grazie. No, magari diciamo alla Presidenza. Io scuro oggi l'ultima seduta di si conclude la sessione. Io la prossima settimana convocheremo la conferenza dei capigruppo, sentirò ovviamente anche il sindaco per convocarla in maniera produttiva e quindi stabiliremo una data in cui possiamo seriamente pensare di poter dare le risposte. Se il sindaco ritiene di rispondere a questa. E adesso lo chiedo, intende rispondere. Prego sindaco. Come lei ha ben detto, è al punto dell'ordine del giorno, naturalmente. 30 aprile è una data presunta. Posso pure dire con Bellini, però mi permetta di dire con Bellini. Quindi naturalmente noi porteremo il punto all'ordine del giorno entro il 30 di giugno, quando logicamente il Presidente del Consiglio convocherà la conferenza dei capigruppo, e quindi logicamente porteremo a quella data il 30 di giugno. Non il segretario generale che vigila su questa materia, naturalmente dirà se possiamo farlo entro il 30 giugno o meno. E il sindaco ha risposto comunque, il consigliere Ricci. Il segretario stava dicendo e sostenendo che si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio. Lei conosce il significato, io riferisco quello che ha detto il segretario. È della sua, cioè non è soddisfatto della risposta. Andiamo avanti, c'è qualche richiesta da parte del consiglio, consigliere Contardo. Sì, presidente, chiedevo se era possibile iniziare il consiglio anticipando il punto 12, che è uno di quelli che abbiamo già visto. È una richiesta di anticipazione? Sì. Iniziamo il punto 12 è detto? Allora il punto 12 è realizzazione opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani urbanistici convenzionati, disciplina applicativa degli articoli 32 e 122 del decreto legislativo 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, linee guida, determinazioni. È la richiesta? Mi si dice che questa pratica è stata depositata oggi, quindi così è quello che mi dice la segretaria. No, io già
vedo un diniego, quindi la invito a ritirare, dal punto di vista normativo, se c'era un accordo di carattere generale, sapete, in queste cose si può andare con la decisione. Eravamo sicuri che la pratica era stata già dimostrata. Basta, non solo consigliere, che non sia d'accordo. Consigliere Senzetti. All'inizio della seduta abbiamo dato di buona educazione ai consiglieri, diciamo, del Consiglio Comunale dei Bambini, no? E tutti quelli che sono intervenuti con interventi tra l'altro molto apprezzabili hanno fatto riferimento alle regole. Ora io non avevo nessuna obiezione, in contrario alla discussione di questo punto, che sicuramente è importante, ma se è stato depositato oggi, insomma, un rispetto per il Consiglio che abbia la possibilità di vagliarlo secondo i termini del regolamento. Quindi lei non sono d'accordo. Va bene. Assessore Arena, prego. Consigliere Senti, non è che voglio insistere, perché giustamente il regolamento c'è, cerchiamo di spiegarlo, anche se a volte, come in questo caso, è una pratica che ha avuto 3 commissioni consigliari. È stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutta la commissione, sia l'opposizione che la maggioranza. Infatti la mia premessa era pure di ringraziamento per aver lavorato su questa pratica. Io ci sono delle mozioni da fare e io mi auguro di farle anche oggi, perché sono importanti altrettanto. Però su questo noi abbiamo dei lavori fermi ormai da 2-3 anni, perché è una nuova legge che dobbiamo applicare. La ritengo, insomma, una cosa abbastanza importante e prioritaria. Se fosse possibile, ne sarei grato, grazie. Io chiedo ai banchi del Consiglio se l'invito dell'assessore Arena è accoglibile o meno. E questo è quello che ovviamente devo dire. È il mio dovere, consigliere Mezzetti, chiedere, vista la valutazione fatta dall'assessore Arena, che mi sembra fondata, di chiedere al Consiglio se il Consiglio è disposto a discutere questa pratica e se è disposto nella sua totalità, se può procedere alla richiesta di anticipazione, o se, come ho detto più volte, c'è un solo consigliere che non è d'accordo, non è possibile procedere neanche a votare la richiesta di anticipazione. Consigliere, prego. Chiaramente siamo solo in difficoltà, ma io riprendo quello che dice l'assessore, però io non me la sento, insomma, di lasciare il collega Fisetti la posta a lui, la responsabilità che mi sembra di scrivere questo punto. Insomma, io credo che faremo subito adesso in maggio un altro consiglio comunale. Vi dico con difficoltà, io ho partecipato attivamente a quella convenzione dei contenuti, quindi finiamo, però credo, ecco, io anzi pregherei gli assessori di non farvi metterci in difficoltà in questo senso, ma un atto di cortesia reciproca, perché ci rendiamo conto, però è un principio che abbiamo ormai espresso più volte, assessore. Quindi,